Sono coordinatrice della Scuola Sacro Cuore di Pesaro e presidente FIDA in Marche e Umbria. Certo, la sospensione delle lezioni che a noi in presenza, che a noi è arrivato il 26, dal 26 febbraio a causa del Covid-19, ci ha colto tutti un po' di sorpresa. Quindi immediatamente è stato indetto il collegio docenti. E nel collegio docenti si sono valutate le risorse interne per ipotizzare e quindi realizzare una didattica a distanza. Abbiamo deliberato le linee guida per la realizzazione di un'offerta formativa essenziale, valutando anche i tempi di realizzazione, perché quanto un bambino può stare davanti a un computer, un bambino di 7-8 anni, o quanto un bambino di 9-11 anni può stare davanti a un computer. Quindi, a seguito di queste valutazioni, lavorando naturalmente in rete con la FIDA nazionale, si è proceduto a stabilire anche i tempi, gli orari, in accordo con i genitori e soprattutto consapevoli che una didattica a distanza poteva solo supplire in un periodo non lungo e agli apprendimenti che si potevano avere invece con una didattica in presenza. Perché solo la scuola in presenza è davvero scuola di vita, perché fondamentale è la socialità tra alunni e tra alunni e insegnanti. Ormai siamo quasi al termine di questa esperienza, che si può dire? Proficuo è stato il legame con la FIDA, che ha costantemente proposto formazione sia per gli insegnanti sia anche per i coordinatori. Io adesso passerei la parola al professor Giorgi, che sicuramente per una scuola secondaria ha da dire molto di più di quanto ho detto io per una scuola primaria. Buongiorno, sono il professor Giorgi e sono il dirigente del Polo Tecnico Industriale dell'Orione di Fano. Quindi la nostra è una realtà che coinvolge i più grandi della scuola secondaria. All'interno del nostro polo abbiamo un istituto tecnico industriale con 170 ragazzi e un centro di formazione professionale. Complessivamente sono 350 alunni. Una quindicina di classi, ecco, tra appunto il segmento dell'istruzione e il segmento dell'istruzione e formazione professionale. Il momento anche a noi ha colto evidentemente con delle difficoltà, perché è stata naturalmente una presa di consapevolezza graduale, non certamente immediatamente pronti, evidentemente, però ecco, il collegio docente si è riunito il 2 di marzo, quindi appena abbiamo avuto qualche giorno prima l'ordine di sospendere le attività, e ha avviato fin da subito una didattica a distanza o una formazione a distanza attraverso una piattaforma che avevamo già adottato da diversi anni. Quindi la scelta di poter individuare ormai da 5 anni un'animatrice e un animatore digitale all'interno dei due segmenti di istruzione e quello della formazione professionale ci ha permesso di avere già la profilazione di tutti gli utenti, quindi il personale docente e non docente, le famiglie e naturalmente gli allievi. E questo ci ha consentito anche di avviare con un minimo di formazione del personale di qualche giorno l'utilizzo dell'app Meet. Certo, la didattica a distanza è stata la soluzione migliore, l'unica soluzione possibile, ma non è certamente la soluzione che può sostituire una didattica in presenza. Ecco, l'educazione è fatta di presenza, è fatta di relazione, è fatta appunto di un'attività che coltiva la relazione con le persone. Il nostro obiettivo è evidentemente quello di accogliere le persone con i loro punti di forza, i loro punti di luce, ma questo non è sempre ammissibile, possibile con una didattica a distanza. Creare un ambiente familiare, questo è possibile naturalmente in presenza, ma non sempre con una didattica a distanza. E quindi curare la preparazione tecnico-scientifica,
quella appunto tecnico-professionale, richiede non solo in questa situazione di emergenza, ma anche per il futuro, delle scelte che ci possano consentire di avviare, forse in una modalità mista, quella che è una didattica in presenza con anche una didattica a distanza. Ma direi, ecco, ripassando la parola a Suarez, di individuare insieme, come FIDE e Marche Umbria, qualche scelta importante per riavviare a settembre le nostre attività. Quindi passerei la parola a Suarez. Dobbiamo fare scuola. Possiamo davvero valutare il bagaglio di questo periodo, che sicuramente non deve andare perduto, non deve essere perduto. Le modalità telematiche sicuramente non possono sostituire una scuola in presenza, che si avvale di secoli di esperienza, ma se ben implementate, come viene detto proprio in Vogliamo far scuola, possono sicuramente arricchire la formazione. Per un futuro bisogna veramente rivedere un progetto di vita per quel che riguarda la scuola di un futuro. Valutare i laboratori all'interno della scuola, ma anche laboratori costruiti all'esterno, soprattutto per quel che riguarda la scuola primaria, dei laboratori anche fatti usando gli spazi esterni, perché far vivere un'esperienza ai ragazzi più che dare a loro delle informazioni e dare a loro insomma dei principi, bisogna dare a loro un'esperienza di vita, e questo lo si può veramente fare sfruttando anche dei laboratori esterni. Ridò la parola al professor Giorgi per quel che riguarda un futuro. Ecco, io credo che la sfida per quanto riguarda la ripresa delle attività didattiche, la sfida che coinvolge noi educatori insieme alle famiglie, è quello di individuare una strada comune, vivere cioè questo momento di emergenza, questa pandemia che coinvolge personalmente individualmente le persone, isolandole, trovare insieme una strada comune e una modalità comune per affrontare la problematica. Io ho convocato tutte le assemblee, classe per classe dei genitori, ho incontrato tutte le famiglie, oltre che naturalmente sistematicamente tutte le settimane, tutte le classi, e ho visto che la strada è quella di stare insieme, di affrontare insieme le scelte, di organizzare insieme le scelte. È una strada di condivisione che, al di là delle indicazioni normative che ci arrivano dal Ministero, permetterà insieme di condividere gioie e dolori, difficoltà e personalizzare anche quella didattica a distanza che richiede una individualizzazione della didattica. Noi abbiamo stili cognitivi di apprendimento, difficoltà nell'apprendimento estremamente differenziate l'uno dall'altro. Per questo stare insieme anche come modalità di approccio alla difficoltà è, credo, sia l'unica strada. Per cui abbiamo indetto per il settembre le assemblee delle famiglie per, insieme naturalmente agli educatori, ai professori, per poter individuare insieme una strada. Grazie mille.